Madonna! Perché cosa c'hai oggi? Allora, no, sto cosa ridendo. Che ti rende gaudioso? Non avete capito niente. Sembri voi malvagio. Allora, no. È una macchinina. Beh, è per questo che è sto ridendo. È bellissimo. Avete visto che spettacolo? Sono bellissimo. Mi porti a fare un giro? No, Anna, mi dispiace, sono impegnato. Facciamo una gara illegale. Sono impegnato con me stesso. Mi porti a fare un giro? Silenzio, non porto nessuno. Cosa siete tutti delle gold digger. Siete quelli che in quei video su YouTube vogliono uscire con quello che è la Ferrari. Di Io esci con me. No. Oh, mettetele in fila, ci sono io per prima. Non esco con nessuno, ma oggi c'è un nuovo ruolo. Il problema di questo nuovo ruolo è che non abbiamo letto che cosa fa, quindi sarà una sorpresa. Intanto io vi dico che è abilità. È tutto da scoprire. Bravo, bravo. Facciamo le nostre task. Intanto probabilmente il nuovo ruolo è un ruolo buono. Quindi vi dico questa cosa qua, mi sembra che sia un ruolo buono. Vi dico che quali sono le sue caratteristiche. Praticamente lui si chiama Hawk Eye, che in inglese si può tradurre Occhio di falco, lo sapevo. Occhio di falco. Ma è bravissimo, è Alex. Molto brutto come nome, Occhio di falco. No, Occhio di falco, guarda che è un personaggio della Marvel, Un arciere strafichissimo. Chiedo scusa. No, per me serve un nome più artistico. Lo chiameremo Quattro Occhi. No. Uccellino. Uccellone. Uccellone, sì, ok. Vabbè, sono molto bello. Il ruolo dell'uccellone. Ora, purtroppo, questo ruolo dell'uccellone noi non abbiamo capito che cosa mai dovrebbe fare e lo cercheremo di capire durante il round. L'impostore non sappiamo chi sia, però chiaramente c'è sta un impostore e in aggiunta dovrebbe esserci anche un guardone tra di noi. È vero, ma almeno sappiamo se tipo l'occhio di falco è insieme o contro l'impostore. Secondo me l'occhio di falco è contro l'impostore. Però sto cercando di capire qual è. Posso fare una domanda? La sua funzione? Sì, Anna, dimmi tutto. Ma il guardone deve dire chi è di essere guardone? Può farlo oppure no, diciamo. Ok. Vuoi dire che sei la guardona? Sì. Ok. Bene. Però io non voglio essere la guardona, voglio essere la veggente. Io vedo le cose. Lei vede. No, io era vedo la guardona, col la guardona. Mio terzo e quarto occhio. Allora, no, sei guardona. Comunque, no. Forse ho intuito che cosa potrebbe fare l'occhio di falco. Secondo me vede lontanissimo l'occhio di falco. Mi viene da pensare. Questo avrebbe senso. Bravi, no, bravissimo. Piace. Mi pare scusami. Che ci fosse anche un vago Jeric lì in mezzo. Può essere? O Jeric presente. Se, c'eri anche tu in quel mercato. Sempre presente. Bravo. L'impostore, se potesse ammazzarmi Jeric, io veramente non è che sarei triste. È molto pagato. Niente, non è possibile. Va bene lo stesso. Insomma, anche paga mi dà abbastanza fastidio con le sue credenze. Ma non ho fatto niente. Allora, paga, lo reporto io. Magari durante la votazione può essere che il mio occhio di falco potrebbe. Ve lo dico, sono io l'occhio di falco. Va bene così ci organizziamo. Okay. Un'altra volta al mercato? Ma è incredibile, veramente. Cioè, questo è stato Strecato, quell'imbecille stupidi. Di Strecato. C'era anche quell'altro scemo usato. Di guerra di Alex che adesso sta borbottando. Poi perché mi giustamente chiedo scusa, non volevo borbottare. Tu quando fai una cagata, fanne sempre un'altra dopo. Così, capito, è meglio, capito. Non è che, scusami, cioè, non è che fai una cagata più. E poi fai bene. No, fai una cagata, non fanne altre cinque. Non perdiamo tempo, il futuro scorre. Stai zitta, guardona. Allora, io voterei un sospetto. Però non ho capito che cosa fa questo Hawkeye. Quindi, cioè, io posso, per ora posso votare. Secondo me è proprio quello. Poi facciamo la prova. Allora, votiamo una persona che ci sta sulle balle. Jeric, dov'eri? Che cosa stavi facendo? Io ero vicino a te che sto facendo le mie task. Non è vero, non è vero. Io non l'ho visto. Non è vero, infatti, sono bugiardo. Io l'ho visto, era elettrica. Ma ero con lui. Occhio di falco? Eh. Mi hai visto? Tu vedi oltre? Mi hai visto che sono vicino a te? Ma non se ero so. Io vicino a lui. Non lo so, io ero lì in giro con la mia Ferrari arancione. Quindi non te so dire. Cioè, potrei aver visto, potrei non aver visto. Sinceramente non lo so. Stremato, tu dove eri invece? Io ero in Mad Bay e avevo visto te andare What? Giù verso Electrical. Cosa no, ci facevi? Fermi, fermi no, tutti, no. Lui non era in Mad Bay, c'ero io. Ero davanti a Mad Bay. E cosa ci facevi lì, lì vicino? Stavo camminando, stavo andando in caffetteria. È quello schifoso di Strecato, buttiamolo fuori. Che schifo! Che schifo, Strecato. Bisogna stare molto attenti. Bisogna stare molto attenti. Tu non puoi dire ero in Mad Bay se poi dopo c'è qualcuno che ti sbugiarda in questa maniera. Sei stupido. Non funziona così. Ma io non ho mentito. Eto, che sega disumana. Che sega, Strecato. Era lui, lo sapevo. Ma io non ho capito che cosa ho fatto con me. Facciamo così. Io non ho neanche guardato. Donato. Perché sei stupida. Facciamo così. Vabbè, ma io aspettavo di poter servire. Allora, state pronti. Adesso, chiunque esca. Che cosa è stato? Scusa,
scusate, mi stava cadendo il bicchiere, stavo facendo danni. Allora, uccidiamolo. Ma ti sembra che devi portarti le posate qua dentro? No, scusami. Ma cosa sei, in una tavola imbandita tu? Ma fai video a tavola tu? No, 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 no. Punizione, punizione, punizione. Ma cosa ti porti? Il gelato, il bicchiere di gelato? No, 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 no. Ho sbagliato. Scemo. Buttiamolo fuori. Dai, da qui. Dove buttiamo? Appena inizia la partita, ovviamente. Allora, adesso chi è? Ok, deve leggere in inglese. Jerica, anche tu. Non voglio sentire storie. Impossibile. Tutti zitti. Mai. Appena l'ok vede la scritta, deve leggerla in inglese, ok? Va bene. Va bene. Tutta, va. D'accordo. Ok, zitti tutti. Lasciamo la parola all'ok. Sono io. Leggi. Allora c'è scritto use your increased sight to find the impostor. Quindi praticamente c'hai la vista ampliata. Mi, comunque come inglese tu sei madrelingua, eh. Non ho capito niente. Puoi rileggercelo in inglese per favore. Allora, sì. È difficile. Dai. Used to your sight increase. Quindi tipo la tua vista. Non devi tradurre, non devi tradurre, devi leggere in inglese. Quanto fai cagare. Non mi ero mai reso conto. Sei un Jerica, eh. Riprova un po'. No, sono peggio. Use. Sì. Your increased. Sì, mamma mia, madrelingua. To find the impostor. Ok, allora prima parliamo di cosa voleva dire, poi dopo parliamo del linguaggio di Alex. Allora, vai. Il significato è questo: usa la tua vista aumentata, quindi praticamente vedi di più per trovare l'impostore. Ok? Facile. Quindi è utile. Ma io non vedo di più. Cioè, cosa? No. Ma forse è una cosa che devi attivare. No, no, secondo me vedi di più. Oh no. Ma tu prima è inutile l'uccellone. No, io vedevo di più prima, cioè vedevo dappertutto. Ma tanto tanto. Ma nel senso che è dezoomato, non so se mi spiego. Non lo so. No, che, no. Te lo dico io com'è. Praticamente non vedi le zone oscure, però se tu non puoi vedere oltre i muri. Ah, cosa vuol dire? Allora, capi, allora. Se, allora, tu normalmente, se una persona è lontana, tu non la vedi. Invece con l'okai la vedi lo stesso, basta che non sia dietro un muro. Cioè tu hai visuale, visione infinita. Esattamente. Per le porte, my day. Cosa è successo? Ho visto tutto. Cosa hai visto, piadina? È stata lei, confessa, confessa. Anna. Ma dai. Mi hai preso la botta di stupidità. Anna, era il round di Alex da occhio lungo, cioè. Esatto. E non stava vedendo un tubero, va bene. Sì, perché è una sega, però. Oh, uffa. Dai, Anna, cioè. Ha ucciso davanti a tre persone. Cioè, Anna, e mi sono presa male, va bene. Anna, che scarsità, però, c'è da te. Non me lo sarei mai aspettato. Anche perché se fai così mi costringi a rimuoverti dalle storie del quartiere. No, certo, adesso io e devo aprire. E sono uscite in tutte le librerie. Bravissimo, bene. Le trovate ovunque, ragazzi. Se non le avete ancora comprate, andate, carta canta e suona. Quindi mi raccomando, io adesso sono sicuro che uscirò. Come? Io voglio uscire impostore. Perché se io esco impostore posso dimostrare a tutti voi che non è così. E sentite la fortitudine. Certo. E anzi, per dirvi di più, metterò un altro ruolo. Metterò una strega. Così abbiamo un impostore. Una strega. Aspetta. La strega l'ultima volta ammazzava subito, eh. Ma Giri che è capace di dire di fare versi e basta? No, vorrei parlare, ma lascio parlare anche gli altri. No, tu non hai detto una parola in tutto il video, Jerica. Sì, no, ora mi spieghi chi è che devi lasciare parlare, che non hai detto una frase intera in tutto il video. Gli altri che sono più capaci di me a parlare. Sì, tu che cosa sei capace a fare, Jerica? Nulla. Ok, ecco, questa no, è una tua capacità. Triste. Questa è una tua capacità, allora metti a frutto questa capacità, parla con le casalinghe, forza, inizia. Casalinghe? Sì. Venite e accarezzatemi la pelata. No! No! Casalinghe, sorprendente proprio. Avete sentito, casalinghe? Quanta età? Età bersaglio? Qual è età? 40-60. 40, no, anche 70. Scusa, 40-60 è un cosa è successo? Stre è morto, chi se ne frega? Tanto è stre, non riportatelo. Comunque è un eccellente target 40-60, eh. Ma anche 70, Jerry, che cosa facciamo? Andiamo lasciamo anche sugli 80 allora. Vabbè, no, dai, non esageri. Vabbè, come ti pare te, insomma? 60-70 così, un po' quel che è, ecco. Io sono il guardone comunque, quindi state attenti che guardone anche un po' dappertutto. Anche io devo fare un annuncio, sono l'occhio di falco, l'uccellone. Bravo, bravo. Bene. Stavamo parlando però con Jerica delle sue casalinghe. Allora, dimmi tutto ancora. Non mi sento molto bene. Ma io ho trovato il cadavere.
Riportalo perché piace, sto morire. Ci sono passate tre persone sopra, scusa. Sì, perché avevo detto di non riportarlo, ma a quanto pare tu eri in Giappone. Ma non so dirti come. Ma quindi era davvero che non bisognava riportarlo? No, 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 no. Io parlo da solo, non lo sai. Cioè, allora, io scusa, ma è un cadavere. Ma che c'è l'impostore? No, no, io parlo da... io quando dico le cose. Ma è il guardone lui. Io sto parlando con me stesso, capito? Cioè, io parlo con i ragazzi a casa. Tu non devi sentirmi, Piede. Infatti, sei molto bravo. Tu non senti niente, capito? Tu sei un cretino. Ma fai il mio lavoro allora, no? Sì, sì, sì. Sai cos'altro devi fare quando io parlo? No. Ogni, parola, ogni volta che io dico, dico la lettera A, tu devi prendere un cetriolo grosso, nodoso. Va bene, ok. Ho una mia teoria. Sì, dimmi tutto. Ha riportato lui perché era concentrato ad uccidere e non t'ha ascoltato. Potrebbe essere, potrebbe essere. Ricordiamoci che c'è anche la strega. Jirikn, cosa ne pensi delle streghe tu? Sono bellissime, sono le casalinghe volute. Vedi? Perché hanno anche dei poteri, giusto? È vero, è giusto. Sono le casalinghe volute. Quindi a te piacerebbe che Piace fosse stata una strega, anche se non lo era. Ma magari. Ma a te piace anche abbastanza Paga, giusto? No, Paga fa schifo, guardalo, verde pisello secco. Però... Ma sei tu una strega, Jerick? Jerick, alla fine ti sei trasformato in ciò che hai sempre amato, di la verità. È così? No. Ne invece sì, mi è così. Dirtelo. No, Jerick, ti giuro. Jerick, sei diventato l'amore della tua vita. Sei diventato un narciso che si ama da solo. Sei diventato una strega. Jerick, sei tu la strega. No, giuro, non sono io. Ma non guarda che ci vuole niente a scoprirlo. Sei un guardone, guardalo. È vero, io posso guardonare. Piedina, non è che sei tu la strega. No, 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 strega non sono io per niente. È l'impostore. Secondo me no, no, guardami, 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 ok, guardami. Ciao. Sì, sì, sì. L'impostore non può essere guardonato. Ti guarderò fluttuare nel vuoto siderale, amico mio. Volevo essere un uccellone. E invece non sei un uccellone. E invece Paga, l'uccellone sono io. Ti piace essere uccellone, vero Paga? Cos'hai? Certo. Hai visto cose dietro, hai guardato qualcosa? Paga. No, sinceramente io non ho notato che cambia nulla. Bene, Piedina. Ma lo so, ma era ovvio, ve l'ho detto io che quello lì quando si distrae è sempre lui l'impostore, non riesce a fare. Allora forza Jerick. Allora adesso lo guardonerò. Jerick, guarda, vieni. Guardami, guardami bene. No, devo passare 30 secondi. Vai pure in giro, ti ritroverò e ti guardonerò. Addio. Addio. Tanto però, visto che adesso sei un po' protagonista della situazione, continua ad aggiornarci sulla tua situazione sentimentale. Hai fatto degli incontri? Dimmi, sì, dimmi. Sì, ne ho fatti due proprio ieri sera. Ok, due. Allora, una... sì, 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 una con Anna. Ok, Anna. Bella, è veramente bella, Anna. No, 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 Anna tua. Ah, ok, ok. Quanti anni ha? Ma cioè, non è che esisto solo io come Anna. Quanti anni ha questa Anna, scusa? È 75. Allora non è l'Anna mia. Non è Anna tua. Non è Anna mia. E poi il secondo incontro? Con Melania. Melania, ok. Melania, Melania. Melania è fantastica. Sì. Mi ha fatto un piatto di pasta ieri sera che... Che pasta da pasta. Aspetta. Jerick non ha ruoli speciali, non è lui la strega. Non è la strega. Non è la strega. In compenso ha fatto una sfiatata nel microfono che sembrava. È pure morto adesso. È morto. Ma. No, allora, allora io ho capito. Con la mia macchinina delle balle ho capito tutto. Allora, io ho capito una cosa, perché lui non si è sentito male. Stai zitto. Sì, perché è stupido, però fidati. Allora, in quella strada sono siete passati. Cioè, qua uno è un cretino e gli altri sono peggio. Allora, Paga e l'occhio lungo, quindi non può essere. Però io non posso essere perché sono il guardone. Jerick non era chiaramente, ma Alex se lo è sturpato. E sono perché, sicuro. Scusa? Perché sei te la strega. Ma secondo me Anna è rimasto con Jerick da solo. Anche no, tu sei passato. Perché io ero con Pertufande. Esatto, Alex sei la strega. Alex, che ne sai quando l'ha avvelenato? Alex, vedo quel tuo naso lungo e nodoso. Alex, non sono la strega. Alex, hai sturato Jerick, ti ho ti visto. Ti giuro, non sono. Alex, Paga non può essere perché è l'occhio lungo. Ma Anna non può essere. Mentito? Sei tu, sei. Non sono. Buttiamolo fuori. Che schifo. Sei che veramente schifo, una strega, eh? Cioè, volevi il piatto di pasta di Melania, eh? Ti girate le scatole. È Gargamella probabilmente. Non dategli retta. Bella risata. In compenso, diciamo in compenso, visto che il ruolo dell'occhio lungo lì sembra essere un po' schifino, non è eccellente. Io aggiungerei un altro ruolo ancora, così facciamo un po' un misto. Così tutti quanti hanno un ruolo, ti prego, sarebbe bellissimo. Allora, mettiamo. Ma non ce n'è più nessuno più made. Ma aspetta, aspetta, mettiamo un ruolo che abbiamo già fatto, perché i ruoli che non abbiamo tipo ancora lo fatto. Shielded. Lo Shielded è un po' rompiballe però, secondo me. Metterei che cosa un... fa? Vai a cagare. Sceriffo. Un griffer, angelo. Il clown. Il griffer, ho messo il griffer. Ma in compenso, stasera che siamo in live, io vi inviterei a partecipare perché vorrei fare Among Us un nuovo ruolo. Quindi mi raccomando, alle 19. Sul canale Viola. Sul canale Viola. Trovate in descrizione il canale, il link e anche nel primo commento. Cercate Lion VGF Live. Tutto attaccato, perfetto. Ormai siamo coordinati praticamente. Sono di nuovo
l'occhio lungo. Quindi. Ma volevo essere io l'uccellone. L'uccellone occhio io lungo. Io non sono niente. Fate venire con te. Sì, aspetta. No, funziona. Allora, aspetta, facciamo un test. Allora, piadina e stregato, fermi qui. Qui. Va bene. Qui. Ok, Alex, vieni qua con me. Vieni. Arrivo, aspettami. Tu li vedi qui? Sì. Dove non li vedi più? Qua. Io non li vedo qua. Io invece da qui li vedo, anche da qui li vedo. Allora, tu sei quindi hai la vista allungata. Bene, quindi funziona, effettivamente c'ha il suo uso, dai. Anche ti puoi spiare? Di così li vedo bene, non sarebbe ti stato spiare. Più bello se potevi vedere attraverso i muri. Aspetta. Assurdo. Ma c'è di nuovo Paga che sbatte sui muri. Hai visto? Ma che facendo la posta io. Stavo palesemente sbattendo contro i muri. Sì, quello sì. Quello è un ruolo a parte che non si può togliere. È il ruolo di uno scone, guardalo. Ma perché fai così? Ma scusa, ma cos'hai la tastiera con i tasti rotti? Ma sono un ragazzo, diciamo, speciale, si può sì? dire? Sì, certo, okay, certo. Va bene. Sì? E quindi sto hai questo... Sto l'uscita per la navicella. Niente, già è morto qualcuno. È morto? Dov'è? Dove? Questa era Piazza. Era morto. No, non mi sento bene! Non mi sento bene! Tra l'altro... Ma sono strano, ma che stai morto, facendo? È morto, l'ho ucciso piedino. Ho visto tutto. Ho visto no, anch'io. Cose, via. Silenzio in aula! Allora, no, silenzio, no, stai zitta. No, silenzio. Oh, senti, sono l'unica che non c'ha un ruolo. Vuole parlare almeno come no. consulente. Zitta un attimo. Allora, zitta. Prima di tutto, piace è un inutile. Perché, come Jerry che non stava parlando prima, piace non sta parlando adesso. Poi me lo ammazzate pure subito. Quindi, povera creatura, che cacchio può dire sto povero goblin delle balle? Piace, parla lo stesso, di qualcosa. Prenditela un calcio. La strega che mi ha ammazzato. Non posso non dire. Non puoi chi. Dire chi? Però. Mi sono bloccato. Però puoi dire. Che sono molto arrabbiato. Sì, e perché? Perché è una persona che non mi sta molto simpatica. Ok, va bene. Quindi, non quindi posso piace, io. Ha ucciso Stre, però poi è stato ucciso a sua volta. Wow, Sherlock! Guarda, io non lo so, cioè io ho visto un sacco di movimento. Stre ha detto che si è sentito male. Sì, ma non c'era solo Piace a fianco comunque, c'era un'altra persona. Ma ha detto che era la strega! Allora, secondo me, Jerick è colpevole, perché Piace no, ha parlato in modo strano. Allora, Piace ha detto che non gli sta simpatico, quindi sì. non posso essere tu io. Tu non gli sei simpatico, tra di voi c'è una specie di rapporto di amore, però no, è anche un po'... No, non è vero, non è vero. Secondo amore me, sì. odio. Sì, ho sì, una sì. tesi. Sì, prego, Pagadina. Allora, se per Tufande io e Paga eravamo insieme a destra, vuol dire che i sospetti sono per forza Jerick, WGF Lover e Pulpo Plump. Allora, io posso dire che Jerick, WGF Lover e Polpo Plump erano tutti e tre più o meno uccisi. È vero, certo. Quindi chi stai incolpando, Anna? Non uno di noi tre. Almeno io posso testimoniare totalmente per WGF Lover. Jerick non mi ricordo quando l'ho visto. Io non vorrei. Io non vorrei che Piadina fosse di nuovo qualcosa. Silenzio, fantasma! Però di fianco a te e Paga! Buttiamo fuori Alex? Buttiamo fuori no, Alex? Paga, buttiamo fuori Paga! Ma ero con voi nella stanza buttiamo di navigazione. Buttiamo fuori Alex, fidatevi al massimo Jerick! No, secondo me... No, io non sono giusto. Nulla. Secondo me è quel pisello di Alex, ve lo dico io. Mi si è aperto un attimo il terzo occhio, ho visto... ma hai visto lui. Male il terzo occhio, ma fate la visita! No, allora, no, prima di tutto non ti permettere, adesso sono molto arrabbiato con te. Però, secondo me ho fatto bene a buttarti fuori perché eri sospetto. E non eri te, mi dispiace. Ma ti ho detto che era vicino a me. Vabbè, nel dubbio, scusa, almeno mi sono tolto questo dubbio. Cosa devo fare? Rimanere col dubbio, non conveniva. Ascoltare me che ti dicevo che non era così. Tu non hai detto un colpevole, che cioè, non hai detto t'ho un sospetto detto, io ti ho detto chi non poteva essere. Al massimo ti ho lanciato un po' un breve sospetto su Jerick, ma così. No, Jerick, io ti ho chiesto chi volevi accusare, tu hai detto non uno di noi. E quindi anche Jerick era con voi, quindi non poteva appunto. Essere. Allora se difida, è Jerick, devi diffidare, Danna. Io lo buttavo fuori volentieri a Jerick, ero lì pronto. Ma ti ho detto al massimo Jerick. Jerick, sei te, vero? No, non sono io, giuro. Jerick, perché? Giuro, perché? Giuro su tutte le casalinghe. Jerick, perché stai mentendo così spudoratamente? Sei te, è ovvio, sei te. Lo sai che non reggo le pressioni. Vedi, era lui, premete il pulsante. Correre. Correre, pulsante. Correte. Correre. Ce l'hai dietro, Jerick. Io finisco. Ma perché ha messo? Ho ucciso per Tufante. Mi ha ucciso nella mia macchinetta. Nella mia macchinetta. Ma non mi rubare l'auto. Sì, era uno scippatore di macchine. Buttatemelo fuori. Quindi era davvero Jerick. Sì. Ma era secondo me Piadina. Buttiamo fuori Jerick, vota Piadina che vinciamo noi. Cosa? No. Cosa? No. Paga, cosa? Ma tu cosa sei, scusa? Io sono il Griefer. Ma il Griefer è buono. No, aspetta. Oh mio Dio. Oh no, l'inglese. Vota Jerick, dai, forza. Vota Jerick. Vota Jerick, cretino. Sì.
Anna, vota. Io il Griffer non l'ho mai visto. Buono, il Jerry che è cattivo. Il Griffer, paga, sei stupido. Oh, ti ho truffato. Ma perché io vedo il nome di Jerry che è rosso? Quindi pensavo di essere equalizzato con lui. Infatti lo eri. Che stupido. Dai, paga, sei veramente su. Sono offeso ora. Paga, ma scusa, ma sei un tontommi. Ma cosa te ne vai? Ma vai, fai il giro della terra piatta, cadi dal bordo. Paga, vero? Dai, paga, non fare. No, vado così. Nell'angolino, mi sono offeso. Ma non me ne frega niente, scusa, ho capito, devo stare da retta a tutti quelli che si offendono. Oh, adesso, vedete, adesso è un round molto bello, per esempio. Perché... No, non è vero, non è vero questa cosa. Perché? È uguale a tutti gli altri. No, perché è un round perché perfetto. Perché io sono il guardone. Ecco, vedi, è per quello, wow, un round wow. Con Alex. Io l'occhio lungo. Che schifo i guardoni. Allora, io sono un ruolo anche io, un bellissimo. Tanto Alex è il guardone anche quando non lo è. Perché guarda sempre tutto. Non a cosa è vero. Sì, schifoso guardone pervertito. Però va bene. Io sono l'occhio lungo, il lucellone. Ma com'è possibile? Perché? Perché sono io l'occhio lungo. Bugiardo. Bugiardo. Te lo giuro. Bugiardo. No, te lo giuro, sono io. Sei ma un bugiardo. Messi due? No, ne ho messo uno e lui è un bugiardo, ve lo dico oh, io. Ve lo assicuro. Che schifo. È un bugiardo. Faccio la task. No. Faccio vedere. Anna è stata uccisa, Anna è stata uccisa. No, di nuovo per tuffando nella macchina. Alex ha visto tutto, eh. Ho visto tutto. Cosa hai visto? Ho visto Baga o barra Bull Boy, perché non ero è sicuro. È stato Bull Boy, io sono super innocente. Okay, bravo. È stato Baga. Bravo, bravo. Fidatevi. No, no. Ho visto Bull Boy, ha mentito pure sul suo ruolo. Bravo, forza bravo, lui. Bravo, Paga, bravo, Paga. Oh, i morti stanno zitti. No, va a bagno. Fuori. Esatto, che schifo. No, no, stai facendo l'errore. Vabbè, io vado Paga. Ma rendirete tutti quanti. Perfetto. Ora Griff si è ammazzato da solo. Non ci posso credere. Io l'avevo pure visto. Cosa hai visto? Ma cosa hai visto? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma questo è pazzo. Ma te sei un deficiente. Te non vedi cosa avevi visto te, scusa. L'avevo visto. Cosa avevi visto? Cosa? Avevo premuto il tasto per guardarti prima di morire. Non è vero. Bugiardo. Sei un bugiardo. Dai, però volevo essere utile in qualche modo. Confessa. No, è molto schifo. Confessa, cosa hai visto? Niente. Schifoso. Sei no, uno schifoso. Allora, in verità ero intenzionato a guardarti. Sei morto troppo presto. Vabbè, ragazzi, facciamo così, ci fermiamo. L'impostore è quel pisello di Strecato, ma non purtroppo lui è definito. Dai. Dai, va a cagare, Stre, tanto non sei capace. Per questa volta ci fermiamo. Mi raccomando, ricordatevi, stasera in live alle 19. Lion e la gang guardona out. Ciao.